L'ubriacone, Maupassant. Il vento del nord annunciava una tempesta, trasportando nel cielo enormi nuvole invernali, pesanti e nere, che rovesciavano acquazzoni furiosi sulla terra. Il mare scatenato mugghiava e percuoteva la costa, buttando sulla riva ondate enormi, lente e spumeggianti, che si frangevano con un fragore simile al rombo dell'artiglieria. Venivano avanti dolcemente, l'una dopo l'altra, alte come montagne, spruzzando nell'aria sotto le raffiche la schiuma bianca delle loro cime, come il sudore di un mostro. L'uragano si ingolfava nel valloncello di Port, fischiava e gemeva, asportando le ardesie dai tetti, strappando le tettoie, abbattendo i comignoli e scatenando nelle vie tali raffiche di vento da costringere la gente ad appoggiarsi ai muri per camminare. Le raffiche potevano sollevare i bambini come foglie e gettarli nei campi oltre le case. Le barche da pesca erano state tirate a secco fino in paese, per paura del mare che con l'alta marea avrebbe inondato la spiaggia. E alcuni marinai, dietro il ventre rotondo delle imbarcazioni coricate sul fianco, guardavano quella furia del cielo e dell'acqua. Ma poco a poco se ne andarono, perché la notte scendeva sulla tempesta, avvolgendo d'ombra l'oceano sconvolto e il fragore degli elementi infuriati. Due uomini si attardavano ancora, le mani nelle tasche, le spalle curve sotto la bufera, il berretto di lana calato fino agli occhi, due alti pescatori normanni, dall'ispida barba a collare, la pelle bruciata dalle raffiche salse del largo, gli occhi azzurri segnati da un punto nero nel mezzo, con gli occhi penetranti dei marinai che scrutano in fondo all'orizzonte come uccelli di rapina. Uno dei due diceva: «Andiamo, vieni, Jeremy, passeremo il tempo giocando a domino, pago io». L'altro esitava ancora, tentato dal gioco e dall'acquavite, ma sapendo che se fosse entrato da Pomel si sarebbe ubriacato. Ora erano rimasti soli con l'oste, che si era avvicinato pieno di interesse. Chiese: «Ebbene, Jeremy, come va lo stomaco? Ti sei rinfrescato a forza di innaffiarti?» Jeremy borbottò: «Più ne verso, più c'è secco laggiù». L'oste guardò Maturin con aria maliziosa. Disse: «E tuo fratello, Maturin, dov'è a quest'ora?» Il marinaio sorrise tacitamente. «È al caldo, non ti preoccupare». E tutti e due guardarono Jeremy, che metteva trionfalmente il doppio sei annunciando: «Ecco il sindaco». Quando finirono la partita, l'oste dichiarò: «Ragazzi miei, io vado a mettermi fra le lenzuola, sapete? Vi lascio una lampada e il litro, ce n'è per 20 soldi. Chiudi la porta dal di fuori, Maturin, e passa la chiave sotto la tettoia, come l'altra notte». Maturin rispose: «Sarà fatto, non ti preoccupare». Pomel strinse le mani dei due clienti e salì pesantemente le scale di legno. Per qualche minuto il suo passo pesante risuonò nella piccola casa. Poi un forte scricchiolio rivelò che si era messo a letto. I due continuarono a giocare. Di tanto in tanto una raffica più forte dell'uragano scuoteva la porta, faceva tremare i muri e i due bevitori sollevavano la testa, come se stesse per entrare qualcuno. Poi Maturin riempiva il bicchiere di Jeremy. A un tratto l'orologio sopra la cassa suonò mezzanotte. Quel suono roco assomigliava a un urto di casseruole e i rintocchi vibravano a lungo, sonori come colpi di ferraglia. Subito Maturin s'alzò, come un marinaio che smonta la guardia. «Andiamo, Jeremy, bisogna sloggiare». L'altro si mosse con maggior fatica, appoggiandosi al tavolo per alzarsi. Poi raggiunse la porta e l'aprì, mentre il compagno spengeva la lampada. Quando furono in strada, Maturin chiuse la bottega. Poi disse: «Allora buonasera, a domani», e sparì nelle tenebre. Jeremy fece tre passi, poi vacillò, stese le mani, incontrò un muro che lo sostenne in piedi e si rimise in cammino barcollante. A tratti una raffica si ingolfava nella via stretta, lo lanciava in avanti, lo faceva correre per qualche passo. Poi, quando la violenza del turbine cessava, perduta la spinta,
si fermava di botto e ricominciava a vacillare sulle sue deboli gambe di ubriacone. Camminava verso casa per istinto, come gli uccelli vanno al nido. Finalmente riconobbe la sua porta e si mise a tastarla per trovare la serratura e infilarci la chiave. Non trovava il buco e bestemmiava fra i denti. Infine si diede a tempestarla di pugni, chiamando la moglie perché venisse ad aiutarlo. «Melina, ehi, Melina!» Il battente della porta, a cui s'appoggiava per non cadere, a un tratto cedette. S'aprì e Jeremy, perduto il sostegno, entrò in casa a ruzzoloni andando a sbattere il naso in mezzo alla camera. Allora sentì che qualcosa di pesante gli passava sul corpo e andava via nella notte. Stordito dallo spavento, smarrito in preda alla paura del diavolo, dei fantasmi, di tutte le cose misteriose delle tenebre, Jeremy non si mosse più e stette nel bel mezzo senza compiere un movimento. Ma quando vide che non accadeva più nulla, gli tornò un po' di ragione, la ragione torbida degli ubriachi. Pian pianino sedette, attese ancora a lungo, poi finalmente rincuorato chiamò «Melina!». La moglie non rispose. Allora di colpo un dubbio gli attraversò il cervello annebbiato, un dubbio incerto, un sospetto vago. Non si muoveva, restava lì, seduto per terra, al buio, riunendo le idee, aggrappandosi a delle riflessioni incomplete e vacillanti come le sue gambe. Chiese di nuovo, «Dimmi, Melina, chi era? Dimmi chi era, non ti farò niente!» Attese. Nessuna voce si levò dall'oscurità. Ragionava a voce alta ora. «Sono sbronzo per davvero, sono sbronzo! È quel mascalzone che mi ha fatto ubriacare così per non farmi tornare a casa. Sono sbronzo!» E riprendeva. «Dimmi chi era, Melina, o farò qualche guaio!» Dopo aver aspettato di nuovo, continuava lentamente con la logica ostinata dell'ubriaco. «È lui che mi ha trattenuto da quel fannullone di Pomel e le altre sere pure per non farmi rincasare. È un delinquente. Ah, che carogna!» Lentamente si mise sulle ginocchia. Una collera sorda si impadroniva di lui insieme ai fumi dell'alcol. Ripeté, «Dimmi chi era, Melina, o te le do, t'avverto!» Ora era in piedi, tremante d'una collera sorda, come se l'alcol che aveva in corpo gli si fosse infiammato nelle vene. Fece un passo, urtò una sedia, la afferrò, avanzò ancora, incontrò il letto, lo tastò e sentì il corpo caldo della moglie. Allora, fuori di sé dalla rabbia, grugnì, «Ah, sei qui, sudiciona, e non rispondevi!» E alzata la sedia che teneva sulla sua mano robusta di marinaio, la batté davanti a sé con furia esasperata. Un grido si levò dal letto, un grido di terrore straziante. Allora picchiò come un battitore nel granaio. Poco dopo non si udì più alcun movimento. La sedia volava a pezzi, ma una zampa gli era rimasta in mano e con quella seguitava a picchiare, ansando. Poi all'improvviso si fermò per chiedere, «Lo dirai adesso, chi era?» Melina non rispose. Allora, sfinito dalla fatica, abbruttito dalla violenza, si sedette per terra, si allungò e dormì. All'alba, un vicino, vedendo la porta aperta, entrò. Scorse Jeremy che russava per terra, dove c'era una sedia rotta, e nel letto una poltiglia di carne e di sangue.